Buona serata a tutti. Allora, 3 giorni all'inferno perché? Perché faremo 3 serate nel contempo, perché 3 sono i giorni che Dante trascorre all'inferno. Una settimana intera è quella del viaggio, quella della settimana santa che inizia il 25 marzo oppure l'8 aprile. Questo viaggio si conclude dopo 7 giorni esatti e porterà Dante a vedere Dio. Però Dante, prima di vedere Dio, deve attraversare quello che è il male dell'umanità e deve vedere in faccia quello che è anche il male di cui lui stesso è capace. Cioè Dante ci vuole parlare di un metodo nella vita. Il metodo nella vita per quale obiettivo, per quale fine? Il fine della commedia, dice Dante nella lettera Can Grande della Scala, è quello di allontanare i viventi, cioè noi che siamo in vita, dalla condizione di miseria. In latino miseria significa infelicità, tristezza, e portarlo alla condizione della beatitudine, cioè felicità. Il viaggio con Dante è un viaggio che serve non soltanto a purificare il nostro io, ma serve soprattutto per farci fare l'esperienza della felicità in vita. Quindi con Dante c'è in gioco davvero tanto. E Dante ha anche insistito sul fatto che un testo sacrale debba essere letto a più livelli, cioè non c'è soltanto il livello della lettera, non c'è soltanto il piano simbolico allegorico, non c'è soltanto il piano morale, che è il piano in cui ci viene insegnato come perseguire la felicità in terra, ma c'è poi il piano anagogico spirituale, cioè quel piano che ci permette di capire come raggiungere questa felicità per l'eternità. Perché c'è in gioco appunto l'essere felici, ma non soltanto in questa vita, ma essere felici per sempre. E poi c'è un'altra cosa interessante che volevo anticipare prima di iniziare questo viaggio all'inferno, che è la ragione per cui Dante ha scritto la commedia. Non l'ha scritta soltanto per portarci alla condizione della felicità, ma l'ha scritta anche per una scommessa con se stesso. L'ha scritta perché lui nella vita ha incontrato una figura, Beatrice, che è morta giovanissima, è morta l'8 giugno del 1290. Pensate, Dante aveva 25 anni e Beatrice aveva 24 anni e 8 mesi. Ma grazie a questa donna Dante ha incontrato nella vita qualcosa di grande. E allora Dante, quando è morta Beatrice, è andato in crisi, ha studiato dai francescani e dai domenicani, ha scritto la Vita Nova. E nell'ultimo capitolo della Vita Nova, il 42esimo, Dante promette di non scrivere più fino a quando non sarà in grado di scrivere quello che mai nessuno ha scritto per una donna. E poi dice: piaccia a Dio che io, quando avrò terminato questo libro, possa andare davanti a lui e davanti a colei, Beatrice, che è lì davanti a Dio stesso. Quindi Dante ha promesso di studiare fino a quando non scriverà quello che mai nessuno ha scritto per una donna. Pensate che poco dopo che Dante ha terminato il Paradiso, Dante muore. Infatti, di ritorno da Venezia, dove Dante era stato per scongiurare la guerra tra Ravenna e Venezia, Dante si ammala di febbre, ritorna a Ravenna e nella notte tra il 13 e il 14 di settembre del 1321 muore. E ci racconta Boccaccio nel Trattatello in Laude di Dante che gli ultimi 13 canti del Paradiso erano andati perduti, non si trovavano. Pensate quale tragedia. La più grande opera c'era, ma mancavano gli ultimi 13 canti. E a questo punto, per quanto ci racconta Boccaccio, dopo 8 mesi Dante apparve al figlio Jacopo e gli mostrò dove erano collocati questi 13 canti. E fu così che anche il paradiso venne divulgato. Che questo aneddoto sia reale oppure no, quello che è certo è che la Divina Commedia viene terminata e poco dopo Dante muore. Come se Dante fosse stato profetico più di 30 anni prima. Dante, attraverso la commedia, ci vuole raccontare un'esperienza umana, che è l'esperienza che noi tutti facciamo, l'esperienza di trovarsi in difficoltà, l'esperienza di trovarsi in mezzo al non senso della vita.
l'esperienza di voler provare a uscire da questa situazione da solo. Pensate, siamo nel 1300, siamo l'8 aprile, Dante è sposato, ha 3 o 4 figli a quanto risulta, Dante ha iniziato anche la carriera politica, possiamo dire che Dante ha tutto, eppure si smarrisce in questa selva oscura. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta vi era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier mi rinnova la paura, tanto amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che io mi trovai dirò delle altre cose che io mi ho scorte. Non so bene dir come io vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poiché fui ai piedi un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il corpo un punto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni colle. Allor fu la paura un poco cheta che nel lago del cor m'era durata la notte che io passai con tanta pietà. Vedete, su questi versi si potrebbe stare tantissimo, sono versi che illustrano la situazione dell'umanità, la situazione dell'uomo che si smarrisce ed è talmente pieno di torpore, è talmente l'uomo spesso dimentico di se stesso, non cosciente, che arriva a smarrirsi, a non trovare più la strada diritta, la strada della verità. E Dante però percepisce che in mezzo a questa situazione di difficoltà, in mezzo a questo smarrimento, in mezzo al male, in mezzo anche alle tragedie della vita, lì c'è una occasione di bene. Quindi prima di parlare del ben che lui lì ha trovato, dirà prima delle altre cose che lui ha visto, che lui ha scorto lì all'interno. Siamo all'alba. Dante nella selva oscura e vede un colle luminoso. Se la selva rappresenta la situazione di smarrimento di ciascuno di noi, il colle luminoso rappresenta la via della verità, la strada buona. Vedete, ognuno di noi ha una ragione, quella ragione che Dante chiamerà nel canto 16° del Purgatorio lume a bene e a malizia, cioè noi abbiamo una coscienza, quello che San Giovanni Paolo II chiamava il sacrario di Dio, che permette all'uomo di riconoscere ciò che è buono e ciò che è cattivo, ciò che è vero e ciò che non è vero. E quindi Dante, di fronte al colle luminoso, vorrebbe salire da solo questo colle luminoso, ma Dante rappresenta la posizione umana di ciascuno di noi, quando di fronte alle difficoltà vorremmo fare da soli, perché noi troviamo e conosciamo la strada giusta. Io dico ai ragazzi, quante volte diciamo a mamma, a papà o agli insegnanti o a qualcun altro che ci dà un consiglio, non preoccuparti perché ho capito qual è la strada giusta, so qual è la via del bene. E allora vogliamo fare da soli. Dal punto di vista antropologico, secondo quella che è anche proprio la dottrina cristiana, questa posizione, questo desiderio di autonomia, non ho bisogno di altri, non ho bisogno di legami, perché da solo posso camminare sul colle luminoso, è chiamato come peccato originale. Pensare di poter fare il cammino della vita senza il bisogno di altri rapporti, senza dipendere da qualcun altro. È un po' l'antitesi del percorso che noi abbiamo visto qualche anno fa nel Purgatorio, dove invece il cammino è una comunione, dove il cammino è una compagnia, il metodo è il metodo dell'amicizia. Mentre Dante rappresenta ciascuno di noi che di fronte al pericolo, avendo individuato con la ragione quella che è la strada buona, Dante cerca di salire da solo. Ma ecco che Dante, mentre sta per salire, incontra davanti a sé degli ostacoli. Pensate al realismo che usa Dante per dire che sta salendo, il pie fermo sempre è il più basso. La poesia, l'arte nasce sempre da una capacità di osservazione dell'umano e di osservazione della realtà. Dante sta salendo, il suo piede fermo è sempre quello più in basso, e mentre sale, ecco il primo peccato, la prima fiera che gli si para davanti a lui,
Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculata era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impedia tanto il mio cammino, che io fui per ritornar più volte volto. Tempera del principio del mattino, e il sole montava su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sì che a ben sperare m'era cagione di quella fiera alla gaeta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che mi apparve di leone, questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aria ne premesse. Ed una lupa che di tutte brame sembrava carica della sua latezza, questa mi porse tanto di carezza con la paura che apparia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. Dante vede davanti a sé prima la lonza, una lince, nel simbolismo medievale ogni aspetto della realtà è riferimento a qualcosa di più grande. Il simbolo è proprio questa capacità di unire il particolare all'universale. Per l'uomo medievale non c'è aspetto della realtà che non sia legato all'universale, non sia legato all'assoluto, non sia legato al senso. Tanto è vero che il contrario di simbolico è diabolico, ciò che divide il particolare dal suo significato. E Dante vede davanti a sé prima una lonza che per l'uomo medievale rappresenta la lussuria, cioè il peccato della idolatria dell'amore. Ma Dante ha la percezione di poter superare questo peccato proprio perché è l'alba, e l'alba rappresenta sempre la speranza. Quando inizia un nuovo giorno, l'uomo ha la percezione di poter riprendere nonostante tutto il male che è accaduto. E poi è anche primavera. Secondo l'uomo medievale il mondo era stato creato in primavera, e quindi la dolce stagione, l'alba e la primavera danno a Dante l'occasione di ben sperare, di poter superare quella lonza. Ma davanti a lui si para un leone che rappresenta la superbia. La superbia fa addirittura tremare l'aria, e poi davanti a lui appare una lupa che probabilmente rappresenta la cupidigia e rappresenta il peccato, secondo Dante, più grave, cioè quello che è il maggiore ostacolo per l'uomo per camminare lungo la via del bene. La lupa, che vi dice, è il desiderio di essere sempre più potenti, è il desiderio di avere sempre di più, è il desiderio che non ti lascia mai soddisfatto e ti fa percepire che quello che tu hai raggiunto è sempre poco. E la lupa risospinge Dante là dove il sol tace. La magia della poesia di Dante che mescola tutti i campi sensoriali, là dove il sol tace, dove il sole non fa arrivare i suoi raggi. Ecco, e a questo punto ecco che soltanto un imprevisto può cambiare le sorti di Dante. Deve accadere qualcosa che Dante non ha preventivato. Deve accadere un incontro che è totalmente gratuito. Dante dice: mentre che io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fuoco. Quando vidi costui in gran deserto, miserere di me, ridai io a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Vedete, mi si fu offerto. Qui Dante pone l'attenzione che lui non aveva cercato quella via, non aveva cercato quella strada, non aveva chiesto aiuto. Sono passate degli istanti, sono passate delle ore, Dante è lì nella selva e a un certo punto vede qualcuno, potrebbe essere un'ombra, potrebbe essere un uomo in carne ed ossa, e la posizione più vera, più umana per Dante è quella di mettersi a gridare, di chiedere aiuto. È l'atteggiamento della mendicanza, del chiedere. È più umano chiedere. Chiedete e vi sarà dato. Bisogna chiedere nella vita, bisogna chiedere, anche se il nostro atteggiamento primo potrebbe essere quello di non ho bisogno di nessuno. E Dante chiede aiuto. Miserere di me, abbi tu pietà di me. È potente questo uso del latino, perché
Guardate che Dante ha scritto in volgare quando molti gli hanno detto: tu non scrivi il latino perché non lo conosci. Pensate, Giovanni del Virgilio lo aveva provocato e gli aveva detto: hai scritto la Divina Commedia in volgare, avresti dovuto scriverla in latino, forse non lo domini bene. E Dante, per far vedere che conosceva bene il latino, scrive 10 eglogue e gliele invia, per mostrare che lui conosceva il latino e poteva cimentarsi in quello che aveva provato anche Virgilio, le bucoliche di Virgilio. Ecco, a questo punto, in maniera teatrale, questa persona si rivela con una ammissione, che è un espediente tipico del teatro antico. L'ammissione è il disvelamento della persona graduale, cioè la persona si presenta dicendo di sé un particolare dietro l'altro, tanto che a un certo punto tu puoi dire: ecco, tu sei questa persona. Questa persona scopriremo essere Virgilio, ma Dante non lo sa. Ha chiesto aiuto prima di sapere chi aveva davanti agli occhi. Non Homo, Homo già fui, i parenti miei furono lombardi, mantuani per patria ambedue. Nacqui su Biuglio, ancor che fosse tardi. Dissi al tempo del buon Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi, poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu, perché torni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Questa persona si presenta come qualcuno che è vissuto, non uomo. Non sono più in vita, sono stato uomo, ho vissuto. I miei genitori, i miei parenti, parla alla latina, del resto lui è Virgilio. I miei genitori furono di Mantova, furono, io ho vissuto all'epoca, sono nato sotto Giulio Cesare e ho vissuto sotto il buon Augusto, Augusto, colui che ha portato la pace, colui che ha permesso l'epoca dell'unità dell'impero e di quella pace universale sotto la quale è nato Gesù Cristo. Però quell'imperatore che non aveva conosciuto ancora la verità, all'epoca degli dei falsi e bugiardi, ho vissuto, e dice Virgilio con rammarico, purtroppo non ho potuto conoscere la verità. E a questo punto dice: poeta fui. Immaginatevi Dante che ha davanti a sé una persona che è stato poeta e ha composto all'epoca di Augusto, e scopre che è colui che ha cantato di quell'Enea che è venuto da Troia dopo che la città di Troia è stata bruciata. Dante a questo punto capisce di avere davanti a sé, potremmo dire, il suo modello umano, ma anche il suo modello di poeta, il suo modello da cui lui ha tratto lo bello stile che gli ha fatto onore. E qui a questo punto quindi Dante ha scoperto che ha incontrato proprio il suo mito, colui che lui avrebbe voluto conoscere in vita. E Virgilio lo provoca perché gli dice: ma tu perché torni a tanta noia? Noia nell'italiano medievale è un fastidio fisico. Perché stai sprofondando nella selva oscura? Perché non sali il dilettoso monte? Quel monte che è il principio di ogni gioia. Virgilio sa già perché Dante non può salire da solo il colle luminoso, perché Virgilio è stato mandato addirittura dal cielo, ma Virgilio vuole provocare Dante perché vuole che sia Dante a riconoscere che da solo non si può salire sul colle luminoso. La via facile, quella che vorremmo tutti percorrere, non è possibile. Ecco perché Virgilio lo provoca, perché non sali il colle luminoso. Vuole provocare la libertà di Dante, perché se Dante non si mette in gioco non serve a nulla. Come quando una persona deve essere aiutata, non so, nelle ripetizioni, piuttosto a fare un certo tipo di percorso per star meglio, occorre che la persona intraprenda questo percorso essendo disposto a fare questo cammino. Ci vuole totalmente la libertà umana, e Virgilio vuole provocare Dante su questo. E Dante, appena ha scoperto di avere davanti a sé Virgilio, dice: o sei tu quel Virgilio e quella fonte, fonte zampillante che spande di parlarsi l'arco fiume. E poi ancora dirà: tu
sei lo mio maestro e lo mio autore, tu sei lo solo da cui io trassi lo bello stile che mi ha fatto onore, tu sei il mio maestro. Vedi la bestia per cui mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, perché lei mi fa tremare le vene, riposi. Vedete, si utilizza un termine che è un termine fondamentale nella pedagogia di Dante, il maestro. Nella vita tutti noi, non i ragazzi, ma ognuno di noi ha bisogno di avere davanti a sé e a fianco a sé un maestro. È come se Dante ci facesse riflettere sulla differenza che esiste tra il maestro e l'idolo. Il maestro è colui che ti accompagna nella vita, ti accompagna lungo il cammino, mostrandoti la strada, la via buona. Non si presenta lui come la meta, come la risposta all'umano desiderio di felicità. Il maestro si fa compagnia per un pezzo di strada e poi è disposto anche a farsi da parte. Pensate che Virgilio accompagnerà Dante nell'inferno e nel purgatorio, nel canto trentesimo del purgatorio, quando Dante sarà davanti a Beatrice e si volge per dire a Virgilio: mente dramma di sangue mi è rimasto che non tremi, riconosco i segni dell'antica fiamma. Gli vuole dire: io qua davanti Beatrice e riconosco l'amore che provavo 10 anni fa, ma Virgilio ne aveva lasciati scegli di sé. Dirà: Virgilio non c'è più. E Dante da quel momento in poi verrà accompagnato da Beatrice. Ma nel viaggio del paradiso Beatrice sarà compagna di strada fino ad un certo punto, perché Dante poi avrà bisogno di qualcun altro. Avrà bisogno di San Bernardo che invocherà la Madonna perché Dante, che ha fatto tutto quel viaggio, possa finalmente vedere Dio. Il maestro è un compagno di strada che cammina con noi per andare verso la meta, verso la bellezza, mentre l'idolo è colui che si propone come risposta all'umano desiderio di felicità. Però non si fa mai compagnia, perché se l'idolo si facesse compagnia, cioè se noi conoscessimo i nostri idoli, scopriremmo tutta la fragilità e la precarietà degli idoli. La nostra è un'epoca di idoli. Pensate quanti idoli ci sono, e se questi idoli fossero compagni di strada, come mostrerebbero tutta la loro insufficienza a rendere felice l'uomo. Potremmo usare due immagini letterarie per spiegare che cos'è il maestro. Un'immagine bellissima che cito spesso è quella di Antoine de Saint-Exupéry nella Cittadella, quella che dice: se vuoi costruire una barca, non radunare gli uomini e spiegare loro come si intaglia il legno per costruire i remi, ma insinua in loro il desiderio del mare aperto. Il maestro è qualcuno che insinua in noi il desiderio del mare aperto, cioè il desiderio di intraprendere la strada della grande navigazione della vita, perché la Divina Commedia è la questione di come si fa la traversata della vita. Una questione che l'uomo ha sempre avuto da sempre. Pensate a Platone nel Fedone, quando si dice che bisogna per forza partire, non si può rimanere sulla spiaggia e bisogna intraprendere come su di una zattera, non è un transatlantico, ma è su di una zattera la traversata della vita. E poi ci sono alcune possibilità, o si cammina da soli, si va da soli perché si presume che nessuno abbia qualcosa da dirci, oppure ti fidi della posizione umana più intelligente, di qualcun altro che è più intelligente di te, oppure ancora, dice, a meno che, dice Platone, presago di quello che sarebbe accaduto, a meno che non sia il mistero a rivelarsi. Quindi la traversata della vita, il viaggio, è la metafora della vita. Bisogna partire, non si può rimanere fermi. E come si fa questa traversata della vita? Dante ce lo racconta nei primi canti. Ecco, Antoine de Saint-Exupéry dice: il maestro è colui che insinua in te il desiderio del mare aperto, perché, continua nella Cittadella, dice, le grandi imprese nascono non tanto dalle mani, ma nascono da ciò che giace in fondo al tuo cuore.
I grandi imperi, le grandi roccaforti nascono da quello che noi abbiamo nel cuore. Ecco, il maestro è colui che parte e insinua questo, cioè ti fa capire che abbiamo un desiderio grande, di compimento totale. E poi c'è un altro testo che io consiglio di leggere per capire bene di che cosa si stia parlando qua, ed è I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori, dove si dice che il maestro è colui che insegna il mestiere, e dice il mestiere, dice lui, da ministerium, probabilmente dice non è neanche l'etimo giusto, ma il mestiere è in pratica ciò che rende sacro l'uomo, e il compito del maestro è far capire all'altro che tutti noi abbiamo un mestiere da imparare nella vita. Pensate, cioè la vita ha un compito, la vita ha un compito, ha una responsabilità, e la vita diventa più bella quando l'uomo scopre questo, che abbiamo un compito, abbiamo una responsabilità. Ecco, il maestro è colui che indica la meta, e Virgilio si pone come maestro perché Virgilio si fa compagno di strada per Dante e gli fa capire che deve intraprendere un'altra strada, a te conviene altro viaggio. Non puoi salire sul Colle Luminoso, perché quella fiera, quella bestia per cui tu ti sei girato, ti sei volto, non fa passare nessuno per quella strada, ma tanto lo impedisce che lo uccide. E qui c'è la prima delle profezie dell'inferno, la profezia del veltro. Il veltro, quel cane da caccia che nascerà tra feltro e feltro, cioè nascerà in mezzo alla povertà oppure nascerà tra feltre e montefeltro, non si ciberà né di terra né di peltro, ma di sapienza, virtute e amore. E il veltro ricaccerà la lupa là da dove prima invidia di partirla. Quindi la cupidigia ci sarà sulla terra fin quando non ritornerà questo veltro. Questa profezia del veltro del primo canto si ricongiunge con una profezia che chiude il canto 33° del Purgatorio, dove si parlerà del 510 e 5, e quindi in maniera circolare si chiuderanno Inferno e Purgatorio. È stato scritto tanto sul veltro, adesso non approfondiamo questo, arriviamo al punto che Virgilio ha fatto una proposta a Dante: tu mi devi seguire, io ti mostrerò prima le genti disperate, quelle dell'inferno, e poi ti mostrerò le altre genti, quelle che sono anime purganti che soffrono ma sono felici perché sanno di arrivare in paradiso. E allora Virgilio parte e Dante gli tiene dietro, lo segue. E noi potremmo pensare che il problema del viaggio nella vita è risolto, perché Dante ha incontrato una figura di riferimento. Eppure non è così. Pensate, dal canto primo all'inizio del canto secondo sono passate 12 ore, tutto l'inferno si compie in 3 giornate, e qui abbiamo 12 ore che non sono addirittura raccontate all'interno della commedia, ed è arrivata sera, è come se Dante avesse preparato le sue valigie per partire. Ma vedete, quando uno rimane solo di fronte al compito, alla responsabilità, inizia a pensare al viaggio, a pensare se lui possa essere degno, capace. Iniziano a sorgere le paure, perché le decisioni sono sempre drammatiche. Lo giorno se ne andava, e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro, e io solo uno mi apparecchiava a sostenere la guerra, sì della pietate e sì del cammino, che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, ormai aiutate, o mente che ripresti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Ecco, questo incipit funge proprio da proemio dell'inferno, perché il primo canto dell'inferno in realtà è l'inizio di tutti i 100 canti, mentre qui abbiamo il proemio dell'inferno, e Dante si rende conto che lui è da solo di fronte al compito, di fronte alla responsabilità, di fronte al viaggio della vita. Si rende conto che la decisione sarà una responsabilità tutta sua. La decisione è sempre drammatica. Io diffido delle scelte, in primis delle mie scelte, quando non sono drammatiche, perché la decisione, in latino, da de più cedo, cedo è fare a pezzi, tagliare. Uno che decide, sceglie una facoltà, ha escluso tutte le altre. Chissà una persona quante materie magari aveva care, e nella vita ha scelto
alcune materie, ha scelto un indirizzo. Quando uno sceglie una donna, ha scelto quella donna e ha escluso le altre. La decisione è radicale, è categorica, ritiene, comprende un taglio con il resto. E la decisione è sempre per un cammino, per un viaggio, per un di più, ma porta all'esclusione di altro, perché c'è una preferenza. E allora, se la decisione non è drammatica, potrebbe essere una decisione magari poco cosciente, poco consapevole. Quando uno decide il cammino universitario, il cammino delle superiori, decide di stare con una persona, la decisione comporta sempre uno strappo, una lacerazione, e Dante lo percepisce. E allora Dante chiede a Virgilio: poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, se l'è possente, prima che all'alto passo io mi fidi. Guarda se io sono capace, prima che io mi affidi a questo viaggio. E poi tutto un discorso complesso. Tu dici che Visiglio, il parente, nel tale secolo andò e fu sensibilmente, un discorso molto lungo, in cui lui in pratica dice: tu hai raccontato che Enea è andato nell'aldilà, è la discesa agli inferi del sesto libro dell'Eneide, e c'è andato con il corpo, ma Enea è andato nell'aldilà per portare e avere notizie e conforto che poi hanno portato alla nascita di Roma, che diventerà la sede sia dell'impero che del papale a Manto. Pensate che grandezza che ha l'Italia e che ha Roma, città unica, sede del papato, fu anche caput mundi, centro dell'impero. Quindi Enea ha fatto un viaggio particolare, con una responsabilità particolare. Poi anche San Paolo ci andò, andovvi poi lo vas d'elezione, ci è andato San Paolo, vas, vaso, scelto, per trarre conforto a quella fede che è il principio alla via di salvazione. Ci è andato anche San Paolo, che è stato rapito al terzo cielo, ma San Paolo ha visto cose che servivano per dare conforto alla fede che è il principio per la via della salvezza. Perché senza la fede non c'è salvezza. Qui c'è tutta una lunga questione, cioè le anime finiscono all'inferno, non già perché hanno peccato, perché sennò andrebbero tutti all'inferno, ma finiscono all'inferno se, come vedremo nel cammino dell'inferno, se non hanno quell'atteggiamento che è così ben descritto nel Requiem di Mozart: Rex tremende maestatis, qui salvando salvas gratis, salva me conspietatis. O Dio di tremenda autorevolezza, grandezza, tu che salvi gratuitamente le persone, salva me, tu che sei sorgente di misericordia. Questo è l'atteggiamento, il desiderio di salvezza. Il desiderio di salvezza e il chiedere aiuto, no? Liberano l'uomo dal regno dell'inferno, cioè cambiano già la dimensione dell'uomo, già su questa terra. Allora Enea dice: io non Enea, io non Paolo sono, me degno a ciò, né io né altri crede. E dice: temo che la mia venuta non sia folle. Io ho paura che se mi abbandono a questo viaggio, il mio viaggio sia folle, temerario. Questo folle va letto con il canto 26esimo dell'Inferno, il canto di Ulisse, dove si racconta, vedremo, dei remi facemmo ali al folle volo, quando Ulisse inizia a navigare e i remi diventano ali come di un aereo, no? Quella nave si trasforma in un aereo, folle. Quel folle vuol dire: ho paura che il mio viaggio sia senza la grazia di Dio, sia sconsiderato. E Dante dice: sei savio, intendi me che io non ragiono. Tu sei intelligente, capisci molto meglio di quanto io non esprima. E infatti Virgilio, che è saggio, dice a Dante che la sua anima è presa dalla viltà, è presa dalla pusillanimità. Dante ha paura. Pensate, Dante sta dicendo di se stesso che lui è un vile. Quando tra poco vedremo il canto terzo, dove si parla degli ignavi, e Dante mostra così tanto disprezzo degli ignavi, tenete presente che Dante sta parlando anche di se stesso, di quello che poteva essere lui stesso, persona che non inizia a vivere. Dante è preso dalla paura, e Dante ci sta dicendo: la paura
ci distoglie dal cammino, ci distoglie dalla vita. E Virgilio quindi vede l'animo, legge l'animo di Dante meglio di quanto Dante non legga il proprio animo. E allora Virgilio, in tutto il canto secondo, nella proseguo, spiegherà a Dante le ragioni per cui Dante non deve aver paura. Gli racconta in un lungo flashback tutto quello che è accaduto. Dice che lui se ne stava lì per coloro che sono sospese, cioè in mezzo al limbo, quando venne una donna giovane e bella, lucevano gli occhi suoi più che la stella Diana, più che Venere mattutina, no? Quel puntino che noi vediamo al mattino bellissimo in mezzo all'azzurro. Gli occhi di Beatrice erano bellissimi. Virgilio racconta che lui era lì nel limbo quando arriva una donna dagli occhi bellissimi che lo interpella e gli chiede aiuto. Gli chiede aiuto perché c'è una persona, Dante, che sta quasi morendo in mezzo alla selva oscura. E Virgilio è così catturato dalla bellezza di Beatrice che subito dà la propria disponibilità per andare in soccorso a Dante. Ma Virgilio vuole sapere da Beatrice perché lei non abbia paura di scendere dal paradiso lì nell'inferno, nel limbo. E allora Beatrice fa capire che è stata mossa dal cielo. Beatrice fa capire che nel cielo si era mossa la Madonna. La Madonna è intervenuta per andare in soccorso a Dante prima che Dante gridasse miserere di me. Perché quando Dante grida miserere di me, tutto il cielo si è già mosso. E allora si capisce meglio il canto 33esimo del Paradiso, la Divina Commedia va letta tutta una volta e poi ritornare indietro, perché nell'inno alla Vergine si dice: la tua benignità non può soccorre a chi domanda, la tua benevolenza non va a soccorso soltanto a chi domanda, ma a molte fiate liberamente al dimandar precorre. La Madonna, dirà San Bernardo, spesso va in soccorso all'uomo prima che l'uomo domandi. E del resto nel paradiso la carità è prevenire la domanda. Dante non avrà neanche bisogno di chiedere, perché i santi risponderanno a Dante, chiariranno i dubbi prima che Dante li espliciti. E allora Beatrice dice: c'è la Madonna che è andata a chiedere aiuto a Santa Lucia, patrona della vista, santa che Dante amava tanto. Si racconta l'aneddotica che Dante avesse avuto problemi di vista e che fosse stato guarito proprio da Santa Lucia. E Santa Lucia se ne va da Beatrice, che se ne stava con l'antica Rachele. Anche qua è interessantissimo. Beatrice e Rachele sono assieme. Andate a leggere nella Candida Rosa dove è collocata Beatrice nella Candida Rosa. Alla terza posizione c'è la Madonna sotto cielo, in terza posizione c'è Beatrice assieme a Rachele. Torna tutto, Beatrice è lì con Rachele. E Beatrice va a chiedere aiuto a Virgilio. Allora Beatrice, colei che rappresenta l'amore, la passione amorosa, e Virgilio che rappresenta la passione artistica, poetica, sono due guide, due maestri per Dante, quasi a voler indicare che l'uomo è condotto verso l'alto dalle passioni più profonde che noi abbiamo, Beatrice e Virgilio. Le passioni, i desideri che noi abbiamo, se buoni, ci conducono verso il cielo, ci conducono verso il compimento. E allora Dante, quando sente che ci sono tre donne benedette che si sono scomodate, quando percepisce che c'è tutto il cielo che si è mosso, Dante è come un fiorellino che era tutto chino per il gelo e che adesso si rialza quando arriva il sole del mattino, e Dante è pronto di nuovo a partire. E allora guardate un po' la pedagogia di Dante. L'incontro col maestro, sembra che basti incontrare qualcuno, e Dante però dopo retrocede, non ha voglia. Virgilio gli fa un discorso, come se facesse una predica, come se le parole, no, del genitore o del maestro o dell'insegnante o di qualcuno che è autorevole bastassero per iniziare il cammino della vita. Ma all'inizio del canto terzo Dante di nuovo preso dalla paura, perché si trova davanti ad una epigrafe con parole che sono profondamente cupe, dolorose. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse in alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore,
Dinanzi a me non fu cose create se non eterne, io eterno tuo. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Questa epigrafe deve aver inquietato non poco Dante. Tra le parole particolarmente provocanti, potremmo dire che c'è innanzitutto il fatto che l'inferno, c'è scritto, non è stato fatto dal diavolo, è stato creato da Dio, dalla Trinità. E Dante si sarà chiesto, ma come? Questo Dio che è sommamente buono, sommamente misericordioso, come mai ha creato l'inferno? Il diavolo non può creare nulla, può soltanto distruggere. E chissà quante volte Dante si sarà sentito chiedere spiegazione di quella epigrafe. E con significazioni simboliche molto chiare, Dante nel terzo canto del Purgatorio darà risposta alla questione della misericordia di Dio. Pensate, dopo una cantica, la cantica della misericordia per il Purgatorio, proprio nel canto 3, il tema è giustizia umana e misericordia di Dio. Con Manfredi, che è stato punito dalla giustizia umana, che ha una misura, ma la misericordia di Dio ha sì grandi ali che abbraccia volentieri chi a lui si arrende. Capite? Principe Manfredi. Ecco, quindi Dio è misericordioso, Dio è buono, però è il mistero della vita, che percepisce ogni genitore, il mistero della salvezza e della libertà. Noi vogliamo, un genitore vuole il proprio figlio felice, ma percepisce anche che questa felicità deve salvaguardare la libertà del figlio. E se il figlio non si sentisse libero, non percepirebbe la felicità. È come se senza libertà non ci potesse essere felicità. Man mano che i figli crescono, sempre di più l'elemento della libertà piena diventa fondamentale. E il mistero della paternità, della maternità, il mistero di Dio, è un mistero di qualcuno che ha voluto dare tutto all'uomo, lo vuole libero e lo vuole salvo. Per un genitore è un mistero, che il genitore, pur di avere il figlio salvo, salvo vuol dire anche vivo e vegeto, limiterebbe la libertà, no? Quindi è un dramma grandissimo quello della libertà e quello della salvezza, un dramma grandissimo. Dio ci vuole salvi, nel contempo ci vuole liberi, e fino all'ultimo istante scommette sulla nostra libertà. Nel purgatorio ci sono persone, il purgatorio di Dante, che si sono pentite all'ultimo istante. Fino all'ultimo istante, quel chi si arrende all'amore, no, è salvo. Ecco, Dante è spaventato di fronte a queste parole di color scuro. L'altra frase provocatoria è lasciate ogni speranza dove entrate, cioè Dante sta entrando nell'inferno. Mi posso fidare, si chiederà Dante, di entrare nell'inferno oppure non potrò più uscire. Allora, non è servito incontrare Virgilio, non è servito che Virgilio facesse una predica, le prediche non servono a nulla, purtroppo, le parole non bastano. Occorre che Virgilio prenda per mano Dante con lieto volto, per metterlo dentro alle segrete cose. Qui c'è tutta la genialità della pedagogia di Dante. Virgilio prende per mano Dante e cammina con lui. Per camminare abbiamo bisogno di una compagnia umana, di camminare con qualcuno. Per fare il salto non possiamo essere da soli, non basta il discorso di qualcuno. Ci vuole qualcuno che sia lì con noi a camminare. Ma ci vuole lieto volto. Lieto volto significa guarda che vale la pena. Guarda che c'è una meta, guarda che c'è un senso, guarda che il destino è buono. In pratica Dante ci sta dicendo quello che Sant'Ignazio di Antiochia spiega in maniera diversa, con una frase molto sintetica: si educa con quel che si dice, ma si educa meglio con quel che si fa, e si educa ancora meglio con quel che si è. Cioè in pratica l'educatore, tutta la questione della pedagogia, l'educatore, più che fare l'educatore dell'altro, deve educare se stesso. Più che educare l'altro, deve educare se stesso, deve lui guardare. C'è un'immagine familiare, una cosa molto breve che era capitata in casa, che mi aveva illuminato, e dicevo, guardate la realtà, come la poesia illumina la realtà. Una volta la mia figlia maggiore, Beatrice, dice a Cristina, che è quella minore, Cristina, tu fai come faccio io,
Perché io faccio come fa papà, come fa papà, come fa mamma. E il papà dice, il papà fa come fa chi? Cioè il papà chi guarda? Se il figlio minore guarda il figlio maggiore guarda il papà, papà e mamma cosa guardano? Allora la questione dell'educazione è che chi educa sia lui a guardare, perché i nostri figli ad esempio sanno bene dove noi abbiamo il nostro tesoro. Insomma, uno può predicare certe cose, ma se il tuo tesoro, il tuo cuore ha dentro altro, ma tu cosa stai guardando? No? L'educatore, cioè, in realtà non si pone come educatore, ma deve avere lui un atteggiamento di verità. Virgilio cammina lui con Dante, e l'altro cammina perché vede dove guarda Virgilio. Infatti il mistero, il segreto, se vogliamo anche la pedagogia dell'apprendimento, potremmo dire che in realtà è semplice. Perché se noi guardiamo qualcuno che è innamorato di qualcosa, non so, della matematica, inizia a sorgere in noi la domanda, ma perché quello lì è innamorato della matematica, no? Il mistero uno può anche non capirlo, ma sorge da lì. E uno inizia a guardare chi sta guardando qualcosa d'altro. Infatti l'attenzione è il contrario della distrazione, ma l'attenzione è essere tutto ad attendere, essere tutti protesi verso una sola cosa, perché tutti stanno guardando quello. Allora Dante e Virgilio iniziano a camminare assieme, e così inizia il viaggio nell'inferno. Ma Dante si immagina un antinferno, non è teologico questo antinferno, nel senso che l'antinferno è inventato da Dante. Dante si immagina che ci siano delle persone che non meritano né l'inferno nel paradiso. Sono le persone, sono gli ignavi, i pusillanimi, coloro che non hanno mai vissuto, coloro che non hanno mai scelto. Nella vita bisogna scegliere, bisogna iniziare il viaggio. Dante ci sta dicendo che nella vita bisogna vivere con la V maiuscola, non sopravvivere, bisogna veleggiare, non galleggiare. Come va a sopravvivere? No? Nella vita dobbiamo vivere, dobbiamo iniziare il viaggio senza avere la paura di sbagliare. E Dante si immagina che ci siano gli ignari che siano collocati lì nell'antinferno e che girino attorno ad una banderuola, ad una insegna, in maniera vorticosa. Qui vediamo per la prima volta la pena del contrappasso. Contrappasso è l'associazione che c'è tra la colpa che l'anima ha compiuto in vita e la pena che viene poi comminata in morte. Come queste anime in vita non hanno mai vissuto, non hanno mai avuto un ideale, non avrebbero mai dato una goccia di sangue per nulla, per un ideale. Ora sono costretti a girare attorno ad una banderuola che mai non ha posa. È un Dante cinematografico ante litteram, non c'è mai una posa di questa banderuola. E immagina che il loro sangue mescolato al loro sudore divenga cibo per i vermi, per coloro che sono gli esseri più infimi della terra, secondo la Bibbia. Loro non hanno voluto dare il sangue per un ideale, lo devono dare per ciò che non vale nulla nell'aldilà. E Dante vede e riconosce l'ombra di colui che per viltà fece il gran rifiuto. Pensate, sono pochissimi i casi in cui Dante non citi delle anime. Questo è uno di quei casi in cui cita con una perifrasi il personaggio che tutti i commentatori medievali avevano riconosciuto in Celestino V, che per la Chiesa è San Celestino V. Pietro da Morone, che era stato eletto papa, ma dopo pochi mesi, e ci sono tanti aneddoti sul suo rifiuto, dopo pochi mesi rifiuta, no, l'elezione al pontificato. E da qui poi scatureranno molte contese tra i Colonna e Bonifacio VIII, che è il papa che verrà eletto e quant'altro. Ed è senz'altro Dante anche il dente avvelenato, perché a questo Celestino V succede Bonifacio VIII, che è il papa del suo esilio. E quindi Dante riconosce che non bisogna fermarsi troppo a guardare queste persone che non hanno mai vissuto, e conviene passare oltre dopo aver visto. E a questo punto Dante vede assieparsi alla triste riviera della Pieronte un gruppo di anime, e Dante vorrebbe sapere chi sono, ma deve attendere. Quando arriverà lì vicino
Dante per la prima volta si sente dire da Virgilio di aspettare. Quindi bisogna avere pazienza nella vita, bisogna porre le domande giuste e attendere il tempo giusto. E quando Dante arriva lì a questa triste idea dell'Acheronte, che è di virgiliana memoria, vede il primo dei guardiani, è Carondimonio, con occhi di bragia, che grida: guai a voi, anime brave, non disperate mai di vedere il cielo. Io vengo per condurvi all'altra riva, in caldo e in cielo. E poi vede Dante: tu che sei costì, anima viva, partiti da codesti che sono morti. Ma perché vede che io non mi partiva per altra via, per altro porto verrai a piaggia, non qui per passare. Cioè, Caronte sta dicendo a Dante che quando morirà non passerà di lì. Dante non intuisce subito, sarà Virgilio dopo a spiegargli che Dante quando morirà non andrà all'inferno. Ecco, nella lettura di tutta la Divina Commedia noi scopriremo che Dante percepisce che nell'aldilà dovrà purificarsi e soprattutto della superbia e della invidia. Nella lettura del Purgatorio Dante ha molto chiaro che ha dei vizi che in vita non è riuscito probabilmente a purificare, dovrà purificarli dopo. Quindi Caronte dice a Dante di allontanarsi da quelle anime che sono morte, ma Virgilio, maestro guida, interviene: caro, non ti crucciare, volsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non andare. Stai buono, Caronte, perché si vuole così nel cielo. Con questi due versi, volsi così colà, là, in paradiso dove si può tutto ciò che si vuole. Paradiso è il luogo del compimento di ogni desiderio umano, è il luogo dove tutto ciò che si vuole verrà compiuto, è il luogo della felicità piena. Non porre altre domande, perché il suo viaggio è voluto dal cielo. Ed ecco che quindi a questo punto Dante vede le anime che ad una si gettano all'interno della barca. Ci sono quei versi bellissimi che sono prelevati da Virgilio, in cui si parla delle foglie che cadono ad una dalle piante, e così quelle anime si gettano ad una all'interno di quella barca e trapassano così dall'altra parte per arrivare all'altra riva della Chionte. Ecco, alla fine del canto terzo Dante vede una luce molto forte, come se fosse un tuono con un fulmine, e Dante si viene. Nei primi canti Dante utilizza il meccanismo dello svenimento per passare da una parte all'altra. Sapete, c'è la teoria di Boccaccio, che i primi 7 canti fossero stati realizzati prima di tutto il resto della Divina Commedia. Boccaccio è arrivato addirittura a dire che i primi canti erano stati realizzati quando Dante era ancora a Firenze, quindi prima dell'esilio, teoria che non è avvallata dalla critica più autorevole. Dante ha iniziato a comporre la Commedia quasi sicuramente dopo il 1304, quando l'esilio è ormai certo. Però ecco, questa teoria dice che i primi canti sono un po' più macchinosi e ricorrono a degli schematage che sono a volte ripetuti, come ad esempio quello dello svenimento. Bene, Dante passerà nel primo cerchio, di cui non parliamo, il primo cerchio è quello del limbo. Dico soltanto che questo primo cerchio, che è il cerchio del limbo, cerchio dove ci sono le anime dei filosofi, le anime dei letterati, i più grandi, troviamo i più grandi letterati: Omero, Ovidio, Lucano, Orazio, c'è poi Virgilio, e Dante si pone sesto tra cotanta schiera, ma ci sono i più grandi filosofi, ci sono tutti coloro che sono venuti prima di Cristo, le anime di coloro che non sono state battezzate. Ecco, devo dire che questo limbo non è secondo il Magistero della Chiesa. Insomma, qualche anno fa Papa Benedetto XVI di nuovo si era inserito per dire che il limbo era una convinzione popolare dell'uomo medievale, ma non è stata mai la posizione della Chiesa. L'uomo non battezzato non è salvo, no? Ci siamo, che gli uomini prima di Cristo non sono salvati. Questo è un limbo di invenzione popolare che Dante utilizza
per creare probabilmente anche questo mondo con 9 cerchi. E noi scendiamo al secondo cerchio, quello dei lussuriosi, così discesi dal cerchio primario giù nel secondo, che è Menloco, Cinghia e tanto più dolore che punge agguaio. L'imbuto dell'inferno scende verso il centro della terra, il punto di discesa è Gerusalemme, che per Dante è il centro dell'ecumene, della terra emersa, e l'imbuto arriva fino al centro della terra, là dove sarà conficcato Lucifero. Man mano che si scende, i cerchi hanno un raggio sempre inferiore, nel contempo c'è tanto più dolore che punge a guaio, che punge a lamento. Stavi minos, orribilmente, stavi in piedi, minos, in maniera orribile. Minos, giudice, re di Creta, probabilmente Minos nella lingua arcaica di Creta significava semplicemente re, però qui apriremo appunto delle dispute. È il re di Creta per Dante, ed è giudice anche secondo la tradizione, e lui è collocato lì per avvinghiare la coda e per indicare il cerchio in cui devono essere inviate le anime dopo che hanno raccontato tutti i propri peccati. Ma cosa anche molto interessante è che Minosse era marito di Pasifae. Pasifae e Minosse, dal loro matrimonio era nata Arianna e Fedra, scaturisce di tantissimi miti, ma Pasifae aveva avuto da un toro anche il Minotauro. Insomma, questa dimensione Minos introduce anche al canto dei lussuriosi, introduce anche la dimensione dei lussuriosi, tanto è vero che di Pasifae si parlerà quando si parlerà dei lussuriosi nel Purgatorio. Ecco, quando Minos vede Dante, insinua lui il dubbio: guardati di chi ti fidi, non ti inganni la piazza dell'entrata. Vedete, noi incontriamo un maestro nella vita, abbiamo una figura che è autorevole, no? Ma si insinua il dubbio, qualcuno insinua il dubbio su quel maestro: guardati di chi ti fidi, ma chi stai seguendo? Stai seguendo in realtà un'anima, Virgilio, che è del limbo, dell'inferno, non ti inganni l'ampiezza dell'entrata. E anche qui Dante mette a tacere Minos con quei due versi che abbiamo, con più versi, tra cui quelli: si così fatto che si può, ciò che si vuole, e più non dimandare. E così Minosse deve star tranquillo, e Dante inizia a vedere lo scenario, che è quello, lo scenario dei lussuriosi che vengono trasportati per l'aria come se fossero degli stornelli. E poi Dante vede, in mezzo a questi stornelli, vede una lunga teoria di gru, una lunga fila di gru. Sono delle anime lussuriose contenute all'interno di tutte le altre, sono coloro che sono morte di morte violenta. Pena del contrapasso dei lussuriosi è per analogia, come in vita loro sono stati trascinati dal vento della passione, così morti sono trascinati da questa bufera infernale che mai non ha re sosta, mai si ferma e sospinge le anime di qua, di là, di su e di giù. E Virgilio mostra le anime di questi peccatori che sono morti di morte violenta. La prima di cui tu, novelle, vuoi saper, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu sì rotta che, per togliere il biasmo in cui era condotta, libito felicito in sua legge. Ella è Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa. È Semiramide, mitica regina di Babilonia. Per Dante Babilonia d'Egitto in realtà è la Babilonia mesopotamica. Succedette a Nino, fu sua sposa, si sposò con Nino, morto Nino si innamorò del figlio e libito felicito in sua legge, cioè rese lecita la libido, la libera espressione sessuale, addirittura l'amore tra madre e figlio, per togliere il biasmo in cui lei era caduta, capite? Quindi Semiramide è la peccatrice anche nella iconografia pittorica per eccellenza. Poi è colei che sancise amorosa e ruppe fede al cenere di Sicheo,
poi c'è Didone che ha rotto la fedeltà che aveva giurato a Sicheo, che era il suo marito, e poi si è uccisa per amore. Dante in maniera efficace utilizza tanta retorica, poi c'è un lustro non proprio, un inverte, no? Si è uccisa per amore, ce lo dice subito, si è suicidata e ha rotto la parola data a Sicheo, al marito. Poi è Cleopatras lussuriosa, poi c'è Elena, per cui tanto reo tempo si volse, c'è Elena di Troia, quella che ha scatenato la guerra di Troia, poi Tristano, poi Paris, poi Achille. Insomma, in questo, vedete, con un climax discendente, tanti versi che si arriva a non dire quasi più nulla, quello che accomuna queste anime, che sono tutti personaggi di cui parla la grande letteratura. E Dante probabilmente in questo canto dei lussuriosi sta mettendo sul banco degli imputati la letteratura. Sta dicendo, guardate, che lo scrittore e il poeta ha grandi responsabilità. E vedremo che alla fine del canto verrà messo sul banco degli imputati addirittura il più grande scrittore medievale prima di Dante. Chrétien de Troyes, Galeotto fu il libro a chi lo scrisse. Vedremo alla fine del canto. E Dante vede in mezzo a questa teoria di anime due anime che sono trasportate al vento leggere, e dice, chiede a Dante di poter parlare con loro, volentieri parlerebbe con loro, e Virgilio di nuovo gli dice di attendere quando verranno portate più vicino. E allora a quel punto Dante dice: o anime affannate, venite a noi a parlare, se altri non niega, se Dio lo permette parlate a noi. E qui Francesca parla, risponde: o animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aria verso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché è pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire che parlare di pace, noi parleremo e udiremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Siede la terra dove è nata fui, sulla marina dove il po' discende per avere pace coi seguaci su. Amor che al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e in modo ancora mi offende. Amor che a nulla amato a mal perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancora non m'abbandona. Amor condusse a noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Le parole di Francesca sono tra le più belle di tutta la commedia, meriterebbero soltanto loro una lezione. Questa Francesca è in tutto e per tutto simile a Beatrice. Francesca è bellissima, Francesca ha un retroterra culturale ricco, è raffinato, sa parlare bene, utilizza il linguaggio del dolce stinovo. Amor che al cor gentile ratto s'apprende, richiama al cor gentile, impara sempre amore di Dinza, il manifesto del dolce stinovo. Cioè lei conosce, come dire, la teoria d'amore, lei ha letto le più belle poesie d'amore, lei sa o dovrebbe sapere che cos'è amore. Amore che a nulla amato amar perdona, lei sa bene che l'amore vuole amore, cioè se qualcuno ti ama tu dovresti ricambiare. Anche qui è stato scritto tanto, cioè in realtà è un richiamo alla mistica. Dio ci ama così tanto, Cristo ci ha amato così tanto, che ha dato la vita per noi, che noi non potremmo che riamare. È stato scritto tanto su questo, perché nell'esperienza concreta noi sempre abbiamo fatto esperienza che quando io amo una persona non per forza sono ricambiato. Insomma, l'ingratitudine è molto presente nella vita, così come tutti noi abbiamo provato a innamorarci di qualcuno e a non essere ricambiati, ed è per questo che in questo amor che a nulla amato ma perdona si sente in realtà la profondità di quello che è l'amore che Dio ha per l'uomo e che dovrebbe avere il ricambio, la gratitudine dell'uomo per Dio. Ecco, questo amore che è così grande, questo amore che può risiedere soltanto in un cuore gentile, vuol dire in un cuore buono, cioè l'amore è voler bene all'altro. Francesca dice cose profondissime: l'amore può risiedere soltanto in un cuore che è portato a bene. Dire io ti voglio bene, io ti amo e poi ti ammazzo, non è voler bene, è soltanto un rapimento dei sensi. Ma l'amore è volere il bene dell'altro, l'amore è ricambiare. Questo amore condusse noi ad una morte, ci ha portato ad una sola morte, alla stessa morte siamo stati uccisi
io e il mio amato assieme. Cain attende che Abita ci spense. La Caina, la parte dove ci sono i traditori dei parenti, attende chi ci ha ucciso, cioè Gianciotto. Gianciotto era il marito di Francesca. Francesca da Polenta era di Ravenna, Paolo Malatesta era di Rimini. Probabilmente Paolo era stato inviato a Ravenna come procuratore del matrimonio. È probabile che Francesca abbia pensato che il suo futuro consorte sarebbe stato Paolo. È probabile, perché di aneddotica ce n'è tantissima, perché nessuno ha raccontato della morte di questi due dopo che sono stati uccisi. Perché? Perché questo matrimonio era stato un matrimonio, potremmo dire, politico, per far cessare la lotta tra Rimini e Ravenna. Ecco, Francesca si sposò con Gianciotto, ma si innamorò di Paolo, che era il cognato. Il matrimonio probabilmente avvenne nel 1275. Dante vide e conobbe Paolo, perché Paolo andò come capitano del popolo a Firenze nel 1282, e Dante deve aver saputo che questo omicidio avvenuto probabilmente in un castello, forse a Gradara, era avvenuto nel 1285. Le voci, i rumores circolano, nessuno apre un processo, proprio per evitare che cosa? Di muovere di nuovo le acque, la guerra tra Ravenna e Rimini. Pensate, il grande Dante va a Ravenna a chiedere a Guido Novello da Polenta ospitalità, proprio Dante che ha raccontato di Francesca e che ha raccontato quello che nessuno delle due famiglie voleva che si raccontasse. Eppure Guido Novello da Polenta ha dato ospitalità a Dante negli ultimi anni. Insomma, Dante sta raccontando di fatti che sono scomodi. È come se uno scrivesse una Divina Commedia oggi, parlando di personaggi in vita, raccontando delitti di cui nessuno vuole parlare, che sono delitti di Stato, delitti cancellati. Ecco, Gianciotto sorprende Paolo e Francesca e li uccide. Francesca augura il peggio a proprio consorte Gianciotto. Francesca in tutto e per tutto è uguale a Beatrice, se non che Beatrice conduce Dante verso il cielo e Francesca conduce invece Paolo direttamente, speditamente, all'inferno. E Dante è tutto preso dal dubbio, tanto che Virgilio chiede a Dante: cosa stai pensando? Pensate Dante, la magia della parola, quando risposi? Quel quando, chissà Dante, come quando qualcuno ci pone una domanda, noi siamo sopra pensiero e rispondiamo magari dopo un minuto. Quando risposi? Dante quando risponde, chissà quanto tempo è passato, perché Dante è preso da un dubbio, quanto desiderio, quanto amore ha portato queste anime a quel doloroso passo, a quella scelta. L'amore è una cosa così bella, l'amor che muove il sole e le altre stelle, l'ultimo verso della commedia, l'amore è la radice di tutto, è quello che crea tutto, l'amore è il sentimento più forte che noi proviamo, l'amore ci può però anche rovinare, siamo così fragili. Quindi Dante è preso da dubbi, da domande, e infatti quando Dante inizia a parlare a Francesca chiede a lei: tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che voi conosceste i dubbiosi desideri? Quando voi sospiravate, il sospiro mi piace definirlo come un desiderio raffrenato e che non esce a parole ma esce soltanto come un fatus vocis, un sospiro, è un desiderio che non prende parola. Quel momento in cui avevate dei sospiri, desideri inespressi, come avete fatto a rivelare il vostro amore? E Francesca utilizza dei versi bellissimi per dire che nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Perciò salto, dottore, non c'è sofferenza più grande che ricordarsi di azioni belle, di tempi felici, di sentimenti belli nella miseria, quando sei infelice. Pensate,
Manzoni, nel 5 maggio, dirà che la memoria è come un'onda che porta in alto a vedere prode e viti lontani, vedi la terra, ma poi quella stessa onda che ti ha fatto presagire la speranza perché pensi al passato, a cose belle, ti soffoca, ti schiaccia giù, ti fa annegare. Quindi non c'è cosa peggiore che ricordarsi i fatti belli quando non c'è più quel sentimento, non c'è più quel rapporto. Ma se a conoscere la prima radice del nostro amore tu hai con tanto affetto, io dirò come colui che piange dice. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto, come l'amore lo strinse. Soli eravamo, senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso essere basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro che io scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Allora, qual è stato il momento, un solo punto, un solo istante può rovinare anni e anni di costruzione di rapporti? Un solo istante, nell'istante si gioca la tua libertà e si gioca la tua possibilità di compimento, ma anche di rovina. Un solo punto fu quel che ci vinse. Noi leggevamo un giorno per diletto, ma quante volte uno magari dice ma lo faccio perché piacere, mi piace. Noi leggevamo un giorno per diletto, non pensavamo di far peccato. Ci può sentire, ma due cognati che vanno a leggere la storia del Lancelot, il Lancelotto o Cavaliere della Carretta di Chrétien de Troyes, come mai leggevano una storia d'amore da soli? Soli eravamo senza alcun sospetto, non pensavamo che saremmo caduti in peccato. Dante ci sta dicendo sta attento, stai lontano dalla tentazione perché sei più fragile della tentazione, ci caschi. E qui dobbiamo dirlo, il Lancelot è stato scritto da Chrétien de Troyes, è l'autore del Percival, è l'autore di una delle più grandi opere, probabilmente la più grande prima della Divina Commedia, l'autore della storia del Sacro Graal, che poi è arrivato fino ai nostri giorni. Percival, quanto ha fatto di bene attraverso la storia del Sacro Graal, attraverso la storia della ricerca, la quest du Saint Graal, la ricerca del Sacro Graal, quanto bene ha fatto? Ma ha scritto anche il Lancelotto. Pensate, il Lancelotto, si racconta di questo Lancelotto, sapete, innamorato di Ginevra, va nel regno dove è stata imprigionata Ginevra dal malvagio Meleagante, il regno di Gorre, e va lì per salvarla. E grazie al siniscalco del re, da cui Galeotto, lui, Lancelotto, dopo che l'ha liberata, di notte ha potuto entrare nella camera di Ginevra e baciarla. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancelotto come amore lo strinse. Leggevamo di come Lancelotto si era innamorato di Ginevra, un doppio peccato. Che Ginevra era sposata, ma Ginevra era anche la regina e Lancelotto aveva un patto di fedeltà con il re. Non avevamo sospetto di peccare. È stato un momento quello che ci ha visto, basta un istante. Quando abbiamo letto che il disiato riso, cioè la bocca bella di Ginevra, è stata baciata da un tale amante, da un tale cavaliere, Lancelotto, Paolo, che mai non sarà diviso da me, e saremo sempre assieme. Non è la bellezza dell'inferno, perché è un aumento della pena avere davanti una donna che non puoi amare, avere davanti Paolo che ha davanti Francesca, ha davanti la bellezza che gli è stata strappata per sempre, la giovinezza che gli è stata strappata per sempre, ha davanti, ce lo spiega, quel nessun maggior dolore che ricordasse il tempo felice della miseria. Quindi avere davanti Francesca non è la possibilità d'amore per Paolo. Ecco, questi che mai da me non fia diviso la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu libro. Dante nel canto quinto non sta parlando soltanto di quell'amore che non è la tua strada, non è il tuo compimento, di quell'amore che è la scelta della libertà per qualcosa che è estraneo alla tua strada, alla tua vocazione, alle tue scelte di vita. Dante sta parlando di quello, senz'altro. Senz'altro sta parlando del fatto che l'amore è compagnia alla strada, e la donna è compagna di strada, l'uomo è compagno di strada, non è la meta, non è idolo. Vedete, la lussuria è quello, idolatrare qualcosa che invece è compagno di cammino. Ma Dante nel canto quinto sta parlando anche di altro,
sta parlando del potere della lettura. Un Dante 2019 avrebbe parlato del potere della lettura, ma del potere dei film e del potere della musica, di tutto quello che vediamo. Pensate, la musica moderna, perché la musica dall'Ottocento in poi è diventata la prima arte, ma adesso abbiamo il potere del cinema e dei film. E allora non è importante leggere, non è importante ascoltare, non è importante vedere. Dante ci sta dicendo: attenzione a quello che leggete, attenzione a ciò che ascoltate, perché la musica c'entra nel sangue, attenzione a ciò che vedete, attenzione a ciò che vedete. Quel giorno più non vi leggiamo avanti. Frase tombale, lapidaria, che chiude la tragedia. Le grandi tragedie dell'inferno sono tutte chiuse con frasi lapidarie e tombali. Le tragedie sono solo all'inferno. Perché? Perché negli altri regni la parola definitiva non è quella di questa terra, ma nell'inferno invece non dà possibilità di riscatto. E allora quel momento in cui tu non sei stato vigile, quel momento in cui tu sei stato distratto, può essere anche il momento definitivo. Dante ci richiama alla importanza del presente, l'unico tempo che c'è è il presente. Dante in maniera evangelica sta ricordando la vigilanza. Si sceglie, si vive l'istante, non come Francesca, che ha vissuto l'istante in nome dell'istante, come se non esistesse niente altro, ma si vive l'istante, ricordati, per il tuo bene. Vera libertà è vivere l'istante per il tuo compimento. È più libero uno che, fare un esempio abbastanza chiaro, semplice, più libero uno che non studia mai e dice: ma io sono libero perché non studio mai, e poi arriva a 18 anni, vorrebbe fare l'avvocato o il medico e non può farlo, o è più libero uno che gioca all'istante per il proprio bene e quindi arriva a 18 anni con spalancata ancora la prospettiva della libertà. Libertà è compimento della propria persona. Perché avere la libertà è respirare a pieni polmoni e poter dire: guardo la meta e sto camminando verso quella, ma non da soli, ma con una compagnia. Chiuderei qua perché andremo avanti la prossima volta. In tre serate arriveremo al canto 34esimo. Non preoccupiamoci perché oggi abbiamo fatto solo 5 canti, ma è tutto commisurato. L'inizio era la pedagogia e la questione dell'amore. L'idea di questo percorso è fare tutto, ovviamente avremo il senso complessivo con aperture di finestre come oggi su alcuni scenari particolari. Vi ringrazio.